Ben ritrovati nella cucina di Casa Paturzo. Quest'oggi faremo un bellissimo dolce in onore della festa della mamma e per tale motivo ho due validi aiutanti. E con me? Eleonora, e oggi andremo a fare un dolce a forma di cuore. Per la festa della mamma. Perché? Perché la facciamo a forma di cuore? Perché le vogliamo bene. E poi c'è il piccolo... con la ferina che vi saluta. Che vi saluta. Alfri, come lo decoriamo questo dolce? Con? Con cioccolato. Poi? Fragole e margherita. Perché le margherite? Perché sì. Mamma è? Il sole della vita. La base del nostro dolce sarà un bel pan di Spagna al cioccolato, proprio perché ai bambini il cioccolato piace tantissimo. E andiamolo a preparare. Ci serviranno 5 uova, 100 g di farina, 150 g di zucchero, 30 g di cacao, 30 g di fecola di patate e un cucchiaino di pan degli angeli. Ora la nostra piccola Eleonora ci aiuta. E allora cominciamo con le uova. Vieni, apri le uova e buttale nella ciotola. Ok, vai. Ma questo non è valido. Quante stanno le uova? 5. Ok. Adesso Alfredino dovrà montare le uova del nostro pan di Spagna. Pronto? Sì. Via! Come viene? Vai! Fermo. Non tengo io. Metti mamma. Eleonora aggiunge lo zucchero. Piano piano. Le nostre uova con lo zucchero sono montate, dobbiamo montarle per circa 10 minuti, ci vuole un po' di pazienza, ma questo è il segreto per un ottimo pan di Spagna, ben lievitato. Allora, ora possiamo unire le farine, il cacao, aggiungiamo la fecola di patate. Adesso, no, quello lo mettiamo per ultimo, Ele. Dobbiamo setacciare, vai, farina, cacao e maizena. Mettiamo un pochino. Setacciamo. Faccio io? Sì, ora puoi cominciare a girare, Alfredo, così, guarda, mamma, guarda. Dall'alto, dal basso verso l'alto. Va bene. Vai, vieni più qui. Vai, Ele, fai tu. Vieni. Vieni più qui, vai. Vai, Alfredo, gira. Dal basso verso l'alto, dal basso verso l'alto, piano piano. E non fa niente. Questo è un dolce fatto con il cuore, quindi la perfezione oggi non conta, non è vero? E vabbè, c'è la prova del cuoco, è vero? È buonissimo! È buonissimo, dillo loro che è buonissimo! Buonissimo! Aspetta, vai e le continua. Vai, Ele, mettila tutta. Per il nostro pan di Spagna al cioccolato abbiamo utilizzato il cacao, che è un pochino più pesante rispetto alla farina normale, quindi anche se nel pan di Spagna solitamente non si mette il lievito, noi ne mettiamo giusto un cucchiaino per farlo venire bello lievitato e bello leggero. Vai, Eleonora. Il lievito va sempre setacciato. Vai, assaggia, Alfredo, assaggia. Com'è? Buonissimo!
È venuto buonissimo perché siete stati dei cuochi strepitosi, anzi dei pasticceri strepitosi. Io ho preso uno stampo a forma di cuore proprio perché lo vogliamo fare per la festa della mamma. L'ho imburrato e ho messo un po' di farina per evitare che si possa attaccare il pan di Spagna. Andiamo quindi a versare il composto. Ora non si può assaggiare a mamma, bisogna cuocerlo per poi mangiarlo. Ma quello? Basta assaggiare, basta! È tutto pronto, andiamo quindi ad infornare il nostro dolce nel forno preriscaldato a 180 gradi. Mi raccomando, statico. Dovrà cuocere per circa 30 minuti, 30-40 minuti. Interhouse, progettazione su misura, finanziamenti rateali, preventivi gratuiti. Interhouse Arredamenti, design e qualità al miglior prezzo. We can find a place, hold me till the dawn. A million miles away, yeah, I'm already gone. Just wanna be late. Caseificio Antico Casale a Mondragone. La mozzarella di bufala campana con certificazione DOP. Caseificio Antico Casale, 20 anni di prodotti caseari di qualità. Mentre il nostro cuore di pan di Spagna cuoce in forno, cosa facciamo, Ele? Adesso andremo a fare la crema al latte, che è una crema senza uova, che esalterà il sapore delle fragole e del cioccolato. Perfetto! Per la nostra crema ci servono 500 ml di latte, 60 g di maizena, 80 g di zucchero, della vanillina, 200 ml di latte e un cucchiaino di miele. Iniziamo con la maizena che sciogliamo con un po' di latte. Mi raccomando, la maizena non va mai mischiata a liquidi caldi, ma soltanto a liquidi freddi per evitare che si possano fare delle palline nella nostra crema. Dei grumi, ha ragione Ele, mi ha corretta e ha ragione, dei grumi. Ora aggiungiamo lo zucchero. Alfredino ci fa il verso, e va bene, anche questo ci sta. Ci fa il verso come il pappagallo, Alfredino. Va bene. Ele, lui si fa deconcentrare a casa. Mentre Alfredo mescola e ci aiuta, aggiungiamo anche un cucchiaino di miele. Ora Ele continua ad aggiungere il latte a filo. Abbiamo fatto fare ai bambini questa ricetta anche per dimostrarvi che è facile e perché è importante che per la festa della mamma loro siano coinvolti.
In ultimo aggiungiamo metà della panna che abbiamo preso, quindi 100 ml, senza montarla. Che è panna? È panna, sì, mamma, continua a girare. Dopo la montiamo, l'altra e l'assaggi. Vai, gira, Alfri. La nostra crema al latte è pronta, però per la preparazione della nostra torta io preferisco aggiungere un altro po' di panna, quindi abbiamo preso 200 ml di panna, l'abbiamo montata, l'ha fatto il nostro Alfredino, che nel frattempo hai anche cambiato look, Alfredo. Cosa hai messo, mamma? Il cappello. Il cappello da? Da chef. Bravo, anche se sei un pasticcere oggi. Vai Eleonora, incorpora la panna alla nostra crema. La crema per la nostra torta è pronta e quindi andiamo a tagliare il pan di Spagna. Alfri, metti la crema lì a mamma. Due. Qui, vai. Ok, Ele, prendi il pan di Spagna. Il pan di Spagna. Perfetto, è venuto benissimo, bello dritto come deve essere un pan di Spagna. Ora dobbiamo tagliare il pan di Spagna. Mi raccomando, noi andremo ad effettuare due tagli. La parte di sotto deve essere sempre un pochino più doppia delle altre due per poter sostenere il peso della nostra torta. Infiliamo tutta la lama del coltello e manteniamo la parte superiore con la mano. Ora dobbiamo bagnare questi strati e lo faremo con uno sciroppo di acqua e zucchero. L'abbiamo fatto semplicemente con acqua calda e dello zucchero che avevo tenuto sul fuoco per qualche minuto. Allora, la parte inferiore la bagniamo poco in questo modo. Lo vuoi fare tu a mamma? Vai, bagna! La parte inferiore va bagnata molto poco, poiché dobbiamo evitare che perda la forma il nostro dolce. Ok, mammina, vieni. Andiamo a farcire la nostra torta con una sacca apposta. Abbiamo messo la crema al latte. Tagliamo le fragole a rondelle e le andiamo a riporre sulla crema. Continuiamo con gli strati della nostra torta. Avete visto che bello il contrasto fra le fragole, la crema alla panna e il cioccolato? Bagniamo poco, le briciole! Papà, briciole, mangia!
Continuiamo a decorare con le nostre fragole il ripieno della nostra buonissima torta. Devono andare nella crema perché se creiamo uno strato di fragole, i due pan di spagna non legano, quindi noi le infiliamo nella crema. L'ultimo strato lo bagniamo così e poi lo andiamo a mettere sulla nostra torta. Che bella torta! Ti piace? È venuta proprio bella. Ora, prima di poter mettere la glassa al cioccolato, dobbiamo farla amalgamare bene in frigo per almeno un'oretta. Mentre il dolce riposa in frigo, noi possiamo preparare la nostra glassa al cioccolato, che verrà lucidissima e sarà spettacolare. Ci servono 150 ml d'acqua, 150 ml di panna, 80 g di cacao, 50 g di zucchero e la gelatina in fogli. 4 basteranno. La prima cosa da fare, Ele, è mettere i fogli di gelatina nell'acqua fredda per farla ammorbidire. Vai! Immergiamoli bene. Ok, e li lasciamo qui nell'acqua ad ammorbidirsi. Poi prepariamo il resto per la glassa. Vai, Ele, mettiamo nel pentolino l'acqua. La panna liquida, e lo zucchero. Mescoliamo il tutto e lo mettiamo sul fuoco fino a quando non arriverà al bollore. In quel momento potremo aggiungere il cacao, mi raccomando setacciandolo. Per completare la nostra glassa al cioccolato dobbiamo aggiungere i fogli di gelatina strizzati. Andiamo ora a mettere la nostra glassa sulla torta. Mi raccomando, non va spatolata e va messa a spirale in modo che possa scendere così come viene. Ora la decoriamo con le fragole che abbiamo tagliato a metà e poi abbiamo fatto la forma di un cuoricino. Vedete quanto è carino? E con le margherite. Torta della mamma. Per realizzare il pan di spagna al cioccolato ci serviranno 5 uova, 150 g di zucchero, 100 g di farina, 30 g di cacao, 30 g di fecola di patate, un cucchiaino di lievito pan degli angeli. Per la farcia abbiamo bisogno di fragole, 200 ml di panna montata e di crema al latte fatta con 500 ml di latte, 200 ml di panna metà liquida e metà montata, 60 g di maizena, 80 g di zucchero, un cucchiaino di miele e due bustine di vanillina.
Per la glassa al cioccolato invece abbiamo bisogno di 150 ml d'acqua, 150 ml di panna liquida, 80 g di cacao, da 50 a 100 g di zucchero secondo il vostro gusto, 4 fogli di gelatina di circa 10 g. La nostra torta per la festa della mamma è pronta. Non sarà perfetta, ma è bellissima perché è stata fatta con il cuore da due splendidi bambini. Da tutta la famiglia Paturzo, auguri a tutte le mamme!